people in glittering lights. The city never sleeps, that's why they're so uptight. Let's talk about a place that's not quite the same. In the Midwest with a long and funny name. Ciao ragazzi, ci vediamo anche oggi di giovedì per fare delle attività insieme. Vi siete visti i documentari? A me sono piaciuti molto, ho visto quello sulla musica, dura una ventina di minuti ed è molto bello, ve lo consiglio se vi piace come argomento. Poi c'erano tante categorie differenti, magari avete trovato qualcosa da poter consigliare a me e ai vostri amici e compagni. Questo giovedì vorrei insieme a voi risolvere dei rebus. Siete pronti? Adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando. Grazie alle emoticon di WhatsApp ho potuto creare dei semplici rebus. Semplici. Alcuni sono semplici, alcuni vi voglio sfidare e voglio vedere quanto siete fantasiosi. Come funziona un rebus? Vediamo questo. Allora, dice rebus 6-5. Significa che la prima parola è composta da 6 lettere e la seconda da 5. Allora, abbiamo una C, quindi la prima lettera è la C. Poi abbiamo queste due emoticon di un pesce attaccato a ad una canna da pesca. E sono due. Quindi significa che questa parola è al plurale. Ve lo dico che cosa significa? Significa ami, gli ami da pesca, quindi kami, on, e queste sono due lenti di ingrandimento, quindi lenti. La soluzione del rebus è camion, lenti. Ora vi lascio un'altra carrellata di altri rebus, appariranno per circa 5-6 secondi ognuno. Voi potete mettere tranquillamente in pausa il video e concentrarvi per trovare la soluzione. L'ordine sarà l'ordine che secondo me è di difficoltà, però non è detto che uno facile non vi venga la soluzione e uno molto difficile invece sì. Pronti? Via! Carini, vero? La prossima settimana vi svelerò le soluzioni. Voi intanto pensateci bene. Ora vi passo Leonardo, che vi vuole far vedere altre cose. Ciao ragazzi! Ciao ragazze e ragazzi, come state? Speriamo di vederci presto, non ne posso più. Oggi volevo proporvi di giocare un po' con l'arte. Dopo di me ci saranno delle immagini di quadri molto famosi, sono una ventina. Vediamo quanto conoscete gli autori nei diversi secoli. Provate a indovinare non il titolo, ma chi sia l'autore. Provate, in coda ovviamente ci sono le soluzioni. Buon divertimento. Thank you.
I'm on the party, man. No subway, she can't just sit down. So bad. During the whole hike.